mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Luca, che mi chiede di parlare del disco del 1998 dei Blind Guardian, Nightfall in Middle Heart del 1998, gruppo attivo Blind Guardian da metà anni 80, primo disco di fine anni 80, classico gruppo di epic power metal, che qui aggiunge in questo gruppo, in questo disco, un bel po' di symphonic, non tanta voglia di barocco, è un disco tutto sommato, io, allora diciamo la verità, io Blind Guardian non l'ho mai potuto sopportare e mal li sopporto anche adesso. Questo disco Luca mi è anche passato a trovare di qui, l'ho provato e riascoltato oggi due o tre volte, è più forte di me. Sicuramente è un disco che forse per il sottoscritto le parti più interessanti sono proprio gli intermezzi come l'inizio War of the Wrath o quelli da 40-50 secondi, che danno un senso a questo disco che è tutto ispirato praticamente al Silmarillion, quindi un concept di Tolkien, e in questo il suo lavoro lo fa bene come disco di symphonic power epic metal, diciamo così, un po' progressivo, fa il suo lavoro, è suonato benissimo, prodotto alla stragrande, cantato con degli urli che paiano 6.000, a me pare tantissimo maniera, e poi mi dice poco, lo trovo un disco freddo, ripeto, suonato alla stragrande, questi suonano benissimo tecnicamente, sono tutti molto bravi, la voce del nostro è Freddie Mercury al limite del plagio a volte, e personalmente però li trovo talmente pomposi e barocchi che mi fanno venire il latte alle ginocchia. Questo è 70 minuti di disco, per me sono veramente troppi, ripeto, sono 25-26 pezzi, ma in realtà sono la metà, poi c'è tutti gli intermezzi, e ripeto, oggettivamente è un disco metal di questo tipo probabilmente fra i migliori che ho sentito, è fatto molto bene, è, come posso dire, anche studiato bene, non è per niente commerciale come logica, eppure lo diventa, e quindi tanto di cappello Blind Guardian per aver fatto il loro genere con così tanta classe anche in un certo senso e forza. Resta il fatto che a me personalmente proprio un certo tipo di musica così la mal sopporto, a me se mi volete fare del male fate sentire Stratovarius, Dream Theater, via dicendo, e mi uccidete. Adoro per esempio i Queen's Reich, Operation Mindcrime, perché sono un'altra cosa, secondo me qui il tutto è troppo coppalato, la maniera diventa padrone e per me insomma non si va da nessuna parte, proprio da nessuna parte. Insomma, questo disco lì, io ripeto, per me il power epic symphonic metal poteva anche non esistere, a me non piace proprio in questo genere, però questo disco dei Blind Guardian, ascoltandolo e riascoltandolo, devo dire che insomma è fatto con competenza, è suonato bene, l'ho ripetuto, ha delle belle anche composizioni, non è nemmeno così male, però per me veramente 70 minuti di pomposità, è un genere che proprio non digerisco, dopo un po' mi rompo i coglioni, mi sembra aver sentito 6.000 volte queste cose, e se devo sentire tale cosa torno a un certo tipo di progressive, psichedelia e di musica anni 70 che preferisco, perché la reputo meno a un certo punto pomposa, meno a un certo punto risentita in maniera. Detto ciò, ripeto, non è assolutamente un brutto disco questo dei Blind Guardian, per chi piace il genere secondo me è assolutamente da avere, per tutti gli altri o chi ama un certo tipo di rock un po' meno pomposo probabilmente bisognerebbe starci alla larga. Resta il fatto che la critica specializzata metal di tutto il mondo lo mette fra i migliori dischi metal, quindi probabilmente lo è, e lo sento anch'io che è un bel disco metal. Io di metal amo altro, il symphonic e la roba così non mi piace, però ripeto, il link è qui sotto se vi piace il genere, la musica è veramente soggettiva, a me questo genere non riesco a buttarlo giù, e quindi ripeto, il disco sento che è ben composto, sento che è ben suonato, sento che è prodotto benissimo, ma sento anche che però ogni cosa che viene suonata al mio orecchio risulta completamente già sentita. Non mi odino quelli che amano il Blind Guardian e chi ama il symphonic metal, non tutto il metal fa per me, preferisco quello più rock and roll o quello più tosto, quello così insomma che viene quasi dalla musica classica, allora mi ascolto Wagner.